Ciao a tutti da Sonia, bentornati su Speziata. Oggi vi propongo la ricetta dei ravioli di ricotta con salsa pomodoro. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. 300 g di sfoglia all'uovo fresca tirata molto sottile, 80 g di parmigiano grattugiato, 300 g di ricotta meglio se di pecora, un uovo, 500 g di salsa di pomodoro, sale e pepe. Per le ricette della salsa pomodoro e della sfoglia all'uovo potete consultare il nostro sito. Prepariamo la farcia, quindi schiacciamo con una forchetta la ricotta, aggiungiamo l'uovo, fondiamo col pepe, un po' di sale e uniamo 2/3 del formaggio. Quindi mescoliamo in modo da amalgamare bene gli ingredienti. Una volta che il ripieno è pronto possiamo preparare i ravioli, quindi pennelliamo leggermente con pochissima acqua la superficie della sfoglia e con l'aiuto di un sacchetto da pasticceria spremiamo il ripieno a piccoli mucchietti sulla sfoglia a distanze regolari. Una volta arrivati a metà sovrapponiamo la parte di sfoglia libera sul ripieno. Quindi cerchiamo di far uscire l'aria, premendo leggermente con le dita. Dopodiché, aiutandoci con un mestolo di legno, facciamo pressione in modo da unire bene tra di loro le sfoglie. A questo punto, con una rotella dentata, tagliamo i ravioli. Quindi disponiamo i ravioli su un vassoio coperto da un canovaccio. A questo punto scaldiamo la salsa. Per insaporirla ulteriormente potremo aggiungere una noce di burro. Quindi mettiamo in cottura i ravioli. Per la cottura occorrono 4-5 minuti, dipende dallo spessore della sfoglia e dalla grandezza del raviolo. Una volta cotti i ravioli li scoliamo e li versiamo direttamente in padella. Dopo aver aggiunto un mestolo di acqua di cottura, li saltiamo a fiamma vivace e li lasciamo insaporire per qualche secondo. Serviamo i ravioli ben caldi con un'abbondante spolverata di parmigiano grattugiato. A piacere potremmo aggiungere delle foglie di basilico fresco. I ravioli di ricotta sono ottimi conditi anche semplicemente con burro e parmigiano. Da Sonia un saluto e alla prossima ricetta!